Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video alla prima reaction di Vikings, in particolar modo oggi alla 6x11, la prima puntata della 6B, uscita ieri 30 dicembre, insieme a tutte le altre puntate che non solo concludono la sesta stagione, ma anche la serie di Vikings. Quindi attenzione, ci saranno degli spoiler perché andremo appunto a vedere le puntate appena uscite, anche se voi vedrete una puntata a settimana perché le mie reaction usciranno una settimana, la domenica alle 14, perché durante la settimana ho già programmato altri video e ho pensato che per 10 settimane, sarebbero per 10 domeniche, potrei farvi compagnia in questo modo, quindi vedere una puntata a settimana, anche se io le vedrò tra oggi, 31 dicembre, e domani, 1 gennaio. Probabilmente sentirete già dei botti per la fine dell'anno, quindi attenzione ai rumori, ma soprattutto agli spoiler, perché ci saranno degli spoiler, dato che andremo a vedere appunto le nuove puntate. Ci sono sia in italiano sia in inglese, ma ad oggi, mentre sto registrando, le puntate sottotitolate non ancora ci sono. Quindi non lo so, cioè io adesso le vedrò in italiano perché sono impaziente e vorrei fare al più presto questi video. Prima di tutto perché appunto sono impaziente e secondo perché ho gli esami, quindi non vorrei poi perdere tempo, che poi perdere tempo per una serie TV per me non è perdere tempo, però insomma vorrei studiare gli ultimi 10 giorni prima dell'esame e quindi avere già questi video pronti. Allora possiamo partire. Ah, potete vederle su TeamVision e non illegalmente come faccio io. TeamVision, mi raccomando. Io vorrei sapere come fa a essere ancora vivo Bjorn, perché nel trailer fa vedere che lui è ancora vivo. Comunque la sigla nuova è molto figa. Ovviamente la sigla di Vikings è una di quelle sigle che non vanno mai skippate nella vita, ma bisogna averle sempre, come quella di Game of Thrones uguale. Vabbè, tanto che fate figli, cioè nel trailer avete fatto vedere che non è morto. Io spero che quello spoiler che mi sono fatta involontariamente sia verissimo. Voglio che sia vero a tutti i costi. Andiamo alla vittoria, cari amici! La battaglia con i Norreni non è ancora finita. Si sono solo ritirati. E adesso saranno tornati alla loro fortezza a Kattegat. Ma non avranno più il loro talismano, il loro eroe, la loro guida. Si dice che sia stato tu a ucciderlo. Non sono assolutamente certo che Bjorn sia morto. Meno male. Non è possibile uccidere Bjorn. Meno male che qualcuno lo dice. L'ho visto mentre lo portavano via, l'ho visto con i miei occhi. Ma non hai la certezza che sia vivo. No, non ce l'ho. Dunque, quando saltiamo per Kattegat? Appena avremo riparato le nostre navi, bisogna chiudere questa faccenda. Confesso che nella battaglia abbiamo perso molti più guerrieri di quelli che mi aspettavo. Voi vichinghi siete ostinati. Com'è stata la tua prima battaglia, principe Igor? Molto emozionante. Ma avrei preferito uccidere qualcuno. Posso immaginarlo. Non temere. Presto lo farai anche tu. Poi ne seguiranno molti altri. Fino
finché un giorno non sarai più in grado di ricordare quanti uomini hai ucciso. Io sono poverino. Mi sentirei comunque soddisfatto. Turismo psicologico, un bambino di 10 anni. Poveretto. Chi sono questi prigionieri? Lui è Re Olaf. Una volta era un sovrano. Una volta. Lui è Re Harald, re di tutti i Norreni. Stai dicendo la verità? Poverino. Sì. Purtroppo è così. Ma come purtroppo? Hai gettato la rete. E adesso che l'hai ripresa, scopri di aver catturato il re e il burlone. L'ironia di Re Harald non mi è mai piaciuta molto. Credevo che io e te andassimo d'accordo. Bizzark, figlio di Ragnar. E di me non ti ricordi? Anch'io sono figlio di Ragnar. Oh, lo so chi sei tu. Aiva. Senza ossi. Quanto mi sta antipatico. Ogni giorno che passa mi sta sentendo più antipatico. Fino alla via della seta il tuo nome è leggendario. La domanda è, che cosa ne facciamo di voi due? In quale modo voi potreste essermi utili? Non ho alcuna intenzione di essere utile a te. Beh, bravo. Bravo, Harald. Non ne conosco per la mia vita. Per un vichingo sarebbe molto avvilente. Per noi la morte è un dono. Non aspetto altro. E tu invece? Oh, io... Io non ho fretta. Dai, che lo salvate, senza che fate tutte ste storie. Non può morire Bjorn. Verranno presto. La primavera finalmente è arrivata. Dovremmo prepararci per salpare verso ovest. Dovremmo prepararci per il nostro viaggio. Ah, sì. Sono pronto a prendere tutte le mie cose e a sottomettermi di nuovo agli elementi. Tu che dici, Kjetil? Partirai con noi? Intendo salpare con 2 navi e con 40 persone. Perciò alcuni coloni dovranno venire con noi. Da un po' di tempo ho iniziato a confessarmi. Ho detto a tutti quelli che ho incontrato che voglio diventare re di Islanda. Io so... Io lo vedo che questo insediamento si espanderà, si arricchirà e attirerà ogni genere di colono. Regnare su questo posto sarebbe una conquista straordinaria per un uomo semplice come me. Perciò non verrai, non sacrificherai le tue ambizioni? No, non sacrificherò le mie ambizioni. Ma aspetteranno. Bene, allora è deciso. I coloni sceglieranno da soli chi verrà con noi.
e che gli dèi ci guidino verso la terra dorata. Cioè, ma ti pare il momento? Bah, ma ti pare veramente il momento? Ah, però sei rabbrividito, dai. Una bella notizia e una brutta. La bella notizia è che ho deciso di risparmiarti la vita, Re Harald. La brutta notizia è che la tua vita è finita, Re Olaf. Sei un sovrano senza un regno. A chi saresti mai utile? Che pezzo di merda. Ma tu fai qualcosa? Io ho preso una decisione diversa. Oh. Però tu non hai il potere, giusto? Io lo sapevo che lui doveva essere il mio idolo. Io, Harald, ti amo veramente. Hai fortuna, bastardo. Lo so. Perché sei così patetica? Non c'entra Bjorn. Allora cosa? Re Harald mi ha stuprata. Se ne avrà l'occasione, gli taglierò la gola. Ma non succederà. Tu e io moriremo di fianco al nostro marito. Se combatterai con forza e coraggio, ci incontreremo di nuovo. Ho detto a Bjorn che gli avrei portato tanta fortuna. Invece, mi ha dato sofferenze e distruzione. Non sei una dea. Hai potuto dargli ciò che potevi tenere sul palmo della tua mano. Tu mi dai tanto coraggio. Ti ringrazio. Vieni. Dormi un po'. E non avrei paura.
sento che c'è qualcuno accanto a me. Non c'è nessuno accanto a te. Ci sei solo tu. No, c'è qualcuno accanto a me. Anche se non riesco a vederlo, so che lui è qui. Come lo sai, vecchio sciocco? Perché lui mi sta parlando. Sento la sua voce. E che cosa dice? Dice: chi di voi crederà in me, anche se morirà, vivrà. Poiché io sono la risurrezione e la vita, io camminerò accanto a te. Per sempre. Per sempre. Non ascoltatelo. Vai avanti. Immagina che io sia già morto. Niente potrà più ferirmi. Né il fulmine, né le alte maree e le forti correnti, e nemmeno le lingue del fuoco. E fallo, su, tenta di dire volevo uccidere un uomo, ma fallo. Cioè dai, coraggio ragazzo. Non sarà la prima volta, anzi sì, sarà la prima volta. Sì, sto cazzo, mi dispiace. Dai, muoviti. Non sarà l'ultima volta, volevo dire. Io sono pronto per il paradiso. È scappato Harald. Come è fuggito Re Harald? Top, lo amo. Bravo Harald, porca miseria. È fuggito. Top. Tutti, sono certo che non vi pentirete di questa decisione. Sono lieto di dire che mia moglie Ingvild verrà con noi. E anche mio figlio Frodi. Ingvild, Frodi, sono contento che abbiate deciso di unirvi. Siete dei veri vichinghi. Siete tutti dei veri vichinghi. Forza, mangiamo, beviamo, festeggiamo! Dovremo fare un sacrificio agli dèi per portare fortuna al nostro viaggio. Che ne dici, Oter? Devi fare ciò che gli dèi si aspettano da te. Il mio Dio vuole soltanto che io dica preghiere e che creda nella sua presenza. Ma il tuo Dio è invisibile. I nostri dèi sono sempre con noi. Sono qui anche adesso. Non penso che sia un Dio.
Dio è dappertutto e in ogni cosa. Senza di lui niente esiste. Io credo in Odino, il padre di tutti gli dèi, e credo che il tuo Dio riconosca il padre degli dèi. Mi ricordo le cerimonie nel Wessex, e in tutte quelle cerimonie il tuo Cristo si rivolgeva e pregava il Santo Padre, il Padre degli dèi. So che il tuo Padre divino e il mio sono la stessa cosa. Siamo lieti di vederti in un momento come questo. I messaggeri hanno detto che sono stato convocato da Bjorn alla corazza. E quando si tratta di un figlio di Ragnar Lothbrok, io arrivo. Ho saputo dell'attacco dei Rus e della sconfitta di Re Harald Fainer. Mi auguro di poter aiutare Bjorn a difendere Kattegat. Non possiamo difendere Kattegat. Non finché altri sovrani norreni risponderanno alla sua chiamata. Ma anche in quel caso... In quel caso, che succede? Perdonami se non riesco ad alzarmi per salutarti, Reaga. Io non sapevo. Non ho ferito. La cosa più importante è che quando ero sotto... Quanto è grande il loro esercito? È un esercito immenso. Che le hai fare con loro? Non avevo dubbi. Faremo dei piani. Non sarà così semplice. È facile sconfiggerci. Tu ci servi. Devi restare vivo per guidarci. Solo il tuo nome vale 100 guerrieri. No, 1000 guerrieri. Ti prego, in nome di Odino, non lasciarci. No, non ti preoccupare. Che non ci lascia. Non ci può lasciare Bjorn. Se non l'ha ucciso Albert, non lo ucciderà nessuno. Di questo sono certa. Che mi nominerà re dei Norreni, forse re di tutta la Scandinavia. Ma lo sarò solo di nome. Non lo sarò per davvero. Oleg avrà tutto il potere. Proprio come ha sempre avuto tutto il potere su di te. Nonostante tu sia l'erede dell'impero dei Rus. Le cose stanno così. Come possiamo cambiarle? Le cose sono come sono. Il mondo è così com'è. Uguale. Tutto si evolve di continuo. Si sposta. Ciò che è reale oggi può non esserlo domani. Ma a volte dobbiamo aiutare le cose a spostarsi. Ma come? Oleg è molto potente. Faremo fronte comune col nostro amico Dir. Avremo forze sufficienti per spodestare il principe Oleg. Ma solo se le condizioni saranno buone. Solo se avremo persone di cui fidarci vicine al suo trono. Ma di chi possiamo fidarci? Oleg ci sta guardando.
Di cosa stavate parlando, mio pupillo? Discutevamo di ciò che faremo dopo aver sconfitto l'esercito di Bjorn. Witzer ci ha di nuovo avvertiti di non sottovalutare l'influenza di Bjorn sugli eventi, se è ancora vivo. Witzer ha ragione. Dobbiamo attaccare Kattegat dal mare. Questo è ciò che si aspetteranno. Ma attaccheremo da terra. Con una forza così schiacciante a cui l'esercito già distrutto di Bjorn non saprà resistere. Sia che Bjorn sia vivo oppure no. Sei molto fiducioso. Beh, Gamba Tarkon, un capitano come te, una grande guida come il principe Oleg, l'intero esercito dei Rus e Gesù Cristo Salvatore dalla nostra parte, perché non dovrei esserlo? Non fatemi queste cose. Penso che tu possa essere incinta. Ho perso due bambini. E il terzo non l'ho conosciuto. Temo che non riuscirò a vedere il nostro figlio. Perché non potrò mai fare ammenda per tutti gli errori che ho commesso. Per gli errori che ho fatto. Accettare il giudizio degli dèi. Ti fa tutto un pippone lui, tu rispondi così. Il mio cuore è a pezzi. Ah, no, devi qualcos'altro. Beh, vabbè. Cosa nascondi? Nascondo? Sì. Secondo Chiat il Floki se n'è andato prima che tu partissi per il tuo viaggio, ma non è vero. Floki ti ha dato l'anello. Dovresti chiedere a Chiatil cosa è successo. Non lo chiederò a Chiatil. Io credo che tu mi dirai la verità, se il tuo Dio ti guarda. La famiglia di Eivind è coinvolta in questa storia. E di' la verità, che ti costa? Come viaggeremo se non c'è fiducia reciproca? Chiedi a suo figlio. Hanno ucciso Eivind e la sua famiglia intera a sangue freddo. Aveva una bellissima e saggia figlia di nome Ot, che si è tolta la vita perché non riusciva a sopportare quello che suo padre aveva fatto. Lei lo amava perché era un bravo uomo, ma dopo non vedeva altro che un mostro. Tu credi che lui sia un mostro?
sono qui. I Rus. I nostri perlustratori li hanno visti arrivare dalla Terra. Presto raggiungeranno Kattegat. Ti sei preparato? Ho fatto tutto quello che potevo fare. L'arrivo di Reacon e delle sue forze ci sarà d'aiuto, ciò nonostante abbiamo pochissimi uomini. Possiamo solo sperare di rimandare la loro vittoria. Perciò ho intenzione di arrenderti. Non c'è motivo di far finta di niente. La situazione è molto grave. E lo è ancora di più perché non ci sarai tu a guidare i nostri attacchi. Ti sei dimenticato degli dei? Cos'è il mio nome o il tuo in confronto a quello di Odino e Thor? Credi davvero che se ne staranno seduti a guardare i seguaci di quel falso dio cristiano sterminare i loro figli e gettare le loro ossa al vento? Calmati, che si sta scherzando. Credi davvero nei nostri dei? Perché non esci da queste mura e ti arrendi? Siamo arrivati a questo. Finirà così il nostro mondo. Vabbè, calmati, però stai proprio a rire, però. Ti incazzi. Ma io non lo so. Calmati. Perdonami. Sì, certo. Il mio nome non è degno di essere messo accanto al tuo. Ma ti prometto che non ti darò più ragione di vergognarti di me. Perdonami. Questa è tua. Che vi devo dire? Kuto! Kuto? Io sono per gli altri, non se no. Sort. Lui è Reacon di Norvegia. Ha qualcosa da dirti. Avanti. Sono arrivati. Non possiamo mentire. Morirai. La tua vita scivola via. Non potrai più combattere. La morte sta arrivando. Non piangere. Vabbè. Muore. Che dobbiamo fare? A parte che non muore perché nel trailer... fa vedere che no, cioè spero che non muoia veramente nel corso. Ascoltate, chi racconterà le gesta di Bjorn la corazza? Tu? Forse solo di... ma che? Tu lo puoi raccontare? Se la muovi. Ma per quanto non sia degna, tocca a me. Beh. Bjorn, la corazza, è morta. Ma non è vero. Ma sta ancora vivo, ancora vivo. È una notizia falsissima questa. Fake news. Sei sicuro? No. Sì. Ma che cosa? Ho visto il suo corpo con i miei occhi. Le sue mogli stanno piangendo. Bene, fake news. C'è un grande dolore a Kattegat. I cuori delle donne vennero forgiati su ruote vorticose. Ma il mio apparteneva a lui. E quando è morto, Odino ha gridato. Dai, non è possibile. Non
capisco, perché sei venuto fin qui a dircelo? Perché non lo volevi sapere. Scusa. Cioè, rimanevi col dubbio. Grande principe, invincibile sovrano, io chiedo di avere la tua misericordia. Risparmiami e prometto di servirti per tutti i giorni della mia vita. Lo conoscevo come uomo. Conoscevo le sue debolezze e anche la sua forza. Dai, no. Ma se chiedete a me se vedremo ancora le sue prodezze, vi dirò di no. Perché? Non sto capendo. Cioè, veramente mi avete illusa nel trailer. Cioè, veramente nel trailer veramente mi avete illusa che potesse vivere. Guarda. Occupati del nostro ospite. Tutto siete stronzi, che crudeli, guarda. Diffondete la buona notizia. Tutti devono gioire. Anche no. Il grande eroe è morto. Ma no. Kattegat è alla nostra merce. Certo. Ci stiamo contando. Ma si può riaprire gli occhi così sbarrati. Avede, Fagete, Tuton, Estoson, Ide Exaston, Pandas, Tuton, Gar, Estitoeno, Stiafikis, Toperi Pollone, Hinome, Isafesi, Amarti. L'Avede. Tutto è stato sono. Dopo i Bologna e Filomeno, i Safis, Amartio. Forse avremmo dovuto fare un sacrificio. Credo che il sacrificio sia già stato fatto. Ah, ma quindi è vero. Top. Ah, per un momento pensavo ci avessero illusi. No, ma cioè, me lo aspettavo potesse essere vero. Cioè, non mettono cose false nei trailer. Quindi top. Non è morto in realtà. Rido. Povero Ivar, spero schiatti con questa stagione. Quanto sta messo male, però, che cazzo. Cioè, proprio sfatto, sembra. Ma porca puttana. Ma è morto veramente. Dai, Vizark, fai qualcosa pure tu. Per favore, Vizark, io credo in te. Vabbè, fa culo. Cioè, mo è morto veramente comunque. Cioè, mo è morto proprio. Mo è proprio morto. Mo è proprio morto. E vabbè, dai, però basta. Basta.
conoscevo come uomo. Conoscevo le sue debolezze, ma anche la sua forza. E se chiedete a me se vedremo ancora le sue prodezze, vi dirò di no. Sì, tu ridi, che schiattare pure tu. Guardalo, ancora vivo. Come cazzo fa effetto io? Devi aiutarmi a indossare la mia armatura. Per l'ultima volta. Prendi la mia spada. Comunque guarda, sei sfattissimo, che cazzo fai? Ti sei fatto solo uccidere. Come cazzo fa a essere ancora vivo? Lo so, anch'io lo credo. Te l'ho detto, Ivar, non puoi ucciderlo. C'hai ragione, Vizier. Neanche tu lo sai. Complimenti, Vizier. Apri gli occhi pure tu. E vai dalla parte di Bjorn, aiutalo. Non stare appresso ad Ivar. Sì, ciao tu. Eccoli, dai, guerra, guerra. E vai, c'è la guerra. Così qua stronzo può essere sconfitto una volta per tutte. Ma chi sono questi? Cioè, persone normali, non sono guerrieri. Non avete capito, però io sono troppo contenta. Scena epica questa. Chissà quante ce ne saranno poi. Vai. Risposero al richiamo di Bjorn la corazza. Sì! E vennero a salvare il loro regno. Team Bjorn! Perché lui era il re di tutti i Norreni. E nessun altro poteva riunire i suoi uomini e portarli alla vittoria contro i Rus. Porca puttana, sì! Sì! Team Bjorn! Sempre e comunque! Dai, cazzo! Ritirata! Ritirate ormai, ciao, amico! Finalmente, oh. Schifo. Addio, fratello mio. Mi rallegra sapere che il grande Odino si stia preparando per il banchetto. Tra poco, tu potrai bere birra da corna ricurve. Quindi sta morendo davvero. Sì, tu piangi. I Valchiri ti riportano a casa. Anche nella morte, Bjorn la corazza ha trionfato. Anche per questo il suo nome non sarà mai dimenticato. E nessuno cesserà di cantare le sue imprese. C'è lui niente. Era il figlio di Ragnar. Sono tutti morti. Ma in qualche modo era più grande di Ragnar, come il veggente predisse. Cioè, Ragnar è morto. La Gerta è morta. L'uomo che non poteva Bjorn è morto, ma
Mi dici chi c'è prima di me? Ora devi solo schiattare Ivar. Cioè, io solo questo chiedo. Mi avete fatto morire tutti tranne che Ivar. Quindi per cortesia. Domani. Pensavo potessi vivere, invece no. Che tristezza. Mi avete ammazzato tutti. Tutti quelli che mi stavano simpatici. Ora è morto anche Bjorn. Allora, mentre va la sigla finale, che dire, epico, sempre e comunque. E cioè, nonostante non ci sia più Ragnar, ha fatto una discesa Vikings, però mi aspetto tanto in realtà da questa stagione, dato che in realtà adesso è morto anche Bjorn, quindi teoricamente non dovrebbe esserci niente di più di interessante, dato che è morto anche Bjorn, però mi aspetto veramente tanto, soprattutto che muoia quello bastardo di Ivar, e Bizzer, che in realtà non lo so fino a che punto la voglio morto, però... a questo punto, dato che Bjorn è morto, spero in Ube. Spero che Ube possa continuare quello che aveva iniziato già Ragnar in passato. Se non lo può fare Bjorn, lo farà Ube. Cioè, io dopo il team Bjorn sono team Ube. E quindi speriamo bene che possa migliorare un pochino, anche se appunto dopo Ragnar, dopo la Gerta e adesso Bjorn, vediamo un po' cosa succederà. Mancano adesso 9 puntate, non lo so, vabbè, adesso io continuerò a guardare le prossime puntate fino a che non si fa ora di cena, e poi niente, noi in realtà con i video ci vediamo domenica prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete visto la puntata e se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, cosa ne pensate, e noi ci vediamo alla prossima, ciao.